Giorgio, Felicia, Francesco, Michele, Felicia di Mammermo. Presenti tutti, nuovo allestimento, com'è questo allestimento? È un allestimento pieno d'amore per Gaetano Donizetti, io sono bergamasco, sono come compositore, sono direttore artistico della Fondazione Donizetti, quindi è anche il mio debutto sia in quest'opera che nell'opera del bergamasco, per cui c'è molta trepidazione. Abbiamo lavorato moltissimo su questo progetto e la cosa che mi ha colpito di più, leggendo il romanzo The Bride of Lammermoor, da cui l'opera è tratta, è constatare che in quel romanzo lì la tragedia è tutta mossa dalla famiglia Ashton contro i Ravenswood, cioè i genitori di Lucia contro i genitori di Edgardo, senza esclusione dei colpi. In questa vicenda invece i genitori non ci sono morti, però la loro presenza è molto forte e questa cosa già mi ha molto colpito, perché il librettista Cammarano e Donizetti a ruota hanno fatto fuori i genitori, hanno lasciato solo i figli. Beh, erano anni in cui, dopo la rivoluzione francese, Napoleone, c'era una gioventù italiana ed europea che si sentiva un po' orfana di padri e erano loro stessi lo sarebbero diventati. Ecco, questa è una condizione che ahimè io sento molto forte, cioè ci mancano figure di riferimento credibili e ci sentiamo un po' orfani, però carichi di un'eredità importante. E quindi questo spettacolo mette in scena questo, un'opera piena di fantasmi, e da noi lo sono tutti, cioè tutte le persone in scena, tranne Enrico, sono i fantasmi del passato, della famiglia che grava sulle spalle di questo giovane ragazzo che troppo presto si è trovato a portare avanti la baracca e ahimè, come spesso accade, l'ansia di prestazione fa fare pessimi errori, che è quelli che Enrico vive. Perciò vediamo in scena una catasta come risultato di una famiglia in distacimento, prossima a un incendio, a un pignoramento, ed Enrico, molto malinarnese, che rivive tutti i fatti che hanno portato a quel disastro che vediamo all'inizio. Per cui Lucia, Edgardo, tutti quanti sono spiriti che animano la memoria disperata di Enrico Ashton. Una grande modernità anche nella storia scelta da Donizetti per essere messa in musica, che è stato già un successo e comunque è stata l'opera di rilievo per Donizetti. Cosa fa questa opera, la sua grandezza? Ma adesso voglio dire. Negli anni 30 dell'Ottocento, Donizetti, dopo l'Anna Bolena, imprime una serie di svolte che rivoluzionano la sua creatività, a partire da soggetti romantici, pienamente, totalmente, quindi l'ambientazione nordica, dinamiche familiari atipiche che creano dei dissidi e quindi delle tragedie, amori estremi, figure protagoniste, in primis la donna, davvero disposta a tutto, ha appunto Lucia, questa ragazza così fresca nella sua presa di coscienza di quello che desidera, e per questo desiderio, cioè amare un nemico come Edgardo, disposta a perdere il senno, perché una vita così non ha senso. La scrittura musicale è teatralissima e devo dire lo spettacolo che abbiamo messo in scena, grazie a un'adesione stupenda di tutti, dai tecnici al coro, ai solisti, cerca di mettere in scena questi continui cambi d'umore, questa violenza anche che le relazioni tra le persone creano, in maniera molto teatrale, per cui anche lo spettacolo è infine molto spoglio. C'è un grande fondale che raffigura una natura tempestosa, che è tipico sentimento romantico ottocentesco, ma in realtà è tela, è una tela dipinta, e dei mobili, degli arredi, che sono la roba, verghianamente intesa, che questi padri, e questo è molto, io lo sento molto per esempio della nostra generazione, post 68, come Donizetti era un post rivoluzionario, ha dovuto poi, anzi purtroppo non ha vissuto abbastanza, ma l'avrebbe fatta volentieri lui se fosse sopravvissuto, è morto nel 48, anno emblematico, e noi stessi appunto siamo una generazione che ha avuto dei padri che hanno fatto la guerra, almeno mio padre era del 30, mia madre del 35, però tutte quelle generazioni lì, quegli anni lì, sono padri la cui preoccupazione era darti da mangiare, una casa, da studiare, e però come Lucia, a Lucia non basta il sostentamento, ma altre esigenze, altrettanto siamo noi che abbiamo bisogno di un paese che ci risponda in maniera diversa.
E quindi davvero questa teatralità anche molto forte, molto cruda, tutti quanti in un meccanismo di analogia davvero che è già ben oliato, perché siamo in prova generale, serve a mettere in scena questo dramma davvero eterno nella sua precisione. Luci, costumi? Siamo, da un lato abbiamo incrociato il fatto che questo spettacolo cerca di far rilucere il meglio possibile un dramma che è soprattutto appunto tra padri e figli, cioè tra eredità, tra quello che questi non più presenti chiedono, si aspettano da questi giovani e loro fanno quel che possono. Per cui questa idea è che quali sono gli anni in cui io ho in mente i padri, ecco, diciamo fino al boom degli anni 60. Quindi i fantasmi della casa Ashton stanno vestiti da morto, a lutto, in un periodo che è più o meno tra anni 30 e anni 60, quindi diciamo l'ultima Italia contadina. Poi però, siccome c'è da un lato un romanticismo esotico e dall'altro c'è questo senso di appartenenza dei clan scozzesi, una delle ragioni per cui è stato scelto questo soggetto, appunto la famiglia che diventa clan, l'emblema delle famiglie scozzesi è il tartan, cioè queste campiture tendenzialmente verdi o rosse, che sono poi i due colori che abbiamo scelto per gli Ashton e Ravenswood, con questa griglia che, come dire, dà delle norme, dà delle regole, dà delle linee e che loro devono rispettare. In uno spettacolo davvero molto teatrale, sembra di avere un'opera di Mozart, perché davvero i cantanti e gli stessi artisti del coro, gli attori che abbiamo coinvolto, sono artefici addirittura dei movimenti di scena, perché è una famiglia che deve tirare avanti come può. Cosa ti è piaciuto a te di questa costruzione della regia per la luce dell'anno? Ma senza dubbio avere a che fare, vabbè, con un teatro che è una famiglia, che quindi crede dei... Un'altra famiglia nella famiglia. Esatto, però quella è una famiglia sana, rispetto a quelli che ti caricano di ansie. E poi gli artisti ospiti dal teatro chiamati, in primis le due protagoniste, quindi sia Susanna Markova che Nadine Sierra, sono veramente delle artiste di primissima grandezza per talento vocale, ma anche per una sensibilità molto moderna, oserei dire cinematografica, ma di più, performativa. Sono state propositive estremamente, hanno accolto il mio progetto e l'hanno migliorato, ma questo poi vale davvero per tutti. Quindi è stato molto toccante vedere un'idea tua, anche molto particolare, che le persone in scena fanno proprio come se l'avessero inventato loro, ed è la più bella delle soddisfazioni, sicuramente. Grazie. A voi, di cuore.